L'effetto coronavirus si abbatte anche sul mondo dell'edilizia. Confartigianato lancia l'allarme, rischio crollo del settore. Un settore già duramente colpito dalla crisi, come quello dell'edilizia, adesso rischia di essere messo definitivamente in ginocchio dall'emergenza coronavirus. A lanciare l'allarme Confartigianato, che rende noto il trend preoccupante che sta portando alla disdetta della maggior parte dei lavori già commissionati. Gli investimenti in manutenzione e ristrutturazione immobiliare sono in netto calo e la preoccupazione è quella che anche privati abbiano minore propensione a eseguire lavori edili. Sicuramente siamo in una situazione emergenziale, tutti i provvedimenti che andavano in favore dell'edilizia, la ristrutturazione, i bonus facciate andranno inevitabilmente persi. Confartigianato Costruzioni richiama quindi il ruolo della politica a farsi carico della situazione e invita a mettere in campo provvedimenti straordinari che limitino e contengano gli effetti negativi. Le pubbliche amministrazioni hanno già a bilancio dei soldi, delle risorse per fare dei lavori. Noi chiediamo che questi lavori sotto i 150.000 euro siano affidati per affidamento diretto, senza passare tramite gara, in una turnazione per quanto riguarda i registri dei fornitori delle singole pubbliche amministrazioni. Liberare immediatamente risorse già a bilancio delle stazioni appaltanti significherebbe lasciare lavoro e liquidità sul territorio, il tutto a beneficio della comunità, visto che si garantirebbero la qualità e le tempistiche degli interventi. Beh, il ponte di Genova insegna, in una situazione di estrema emergenza abbiamo preso dei provvedimenti straordinari e il ponte di Genova sta crescendo. E purtroppo, di contro, se vogliamo fare un paragone con il nostro territorio, le pastoie burocratiche impediscono la demolizione del vecchio ospedale e auguriamoci che non rallentino la costruzione del nuovo. Sulla crisi dell'edilizia interviene anche l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Confindustria, che ha scritto una lettera al ministro De Micheli per chiedere la chiusura di tutti i cantieri in Italia, fatta eccezione per quelli urgenti o emergenziali. Il motivo è l'impossibilità di rispettare le nuove misure in tema di prevenzione da coronavirus.